Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti i miei pannolini preferiti, naturalmente non miei perché provati su di me, ma sul piccolo Alessandro che appunto in questi 5 mesi ho testato e ho voluto acquistare un pochino per capire, secondo appunto le esigenze di mio figlio, ma anche un po' in generale, sentendo anche i pareri di tantissime mamme. Quali sono secondo me i migliori in assoluto? Ho cercato appunto di selezionare tutti i pannolini che mi è più facile acquistare, ma anche un po' quelli che si possono trovare tranquillamente online anche nei vari negozi per bambini o su Amazon. Io devo dirvi che principalmente acquisto i pannolini nei negozi fisici, ma sono sincera, ne prendo spesso anche su Amazon. C'è una determinata convenienza se ne acquistano, diciamo, un bel po', quindi un bel po' di pacchi. Diciamo che ho selezionato diversi pannolini che appunto ho testato in questi 5 mesi su Alessandro. Devo dirvi che avevo in mente di pubblicare questo video già da almeno 2 mesi. Però non l'ho fatto perché ho pensato di cercare di utilizzare i pannolini che ho acquistato il più possibile su di lui, di modo che poi possa dare la mia opinione sincera e completa al 100%. Mi sono fatta un piccolo elenco ed ho pensato di procedere con una classifica. E iniziamo subito dall'ultimo in classifica, ossia i pannolini Lallo Perfect. Sono praticamente questi pannolini qui che ho acquistato nel negozio Lallo Baby che si trova qui appunto nella mia zona, ma so che è una piccola catena di negozi per bambini. Il prezzo devo dirvi che era molto buono, dovrebbero venire massimo 5 euro, e nella confezione appunto si possono trovare 26 pannolini. Sono ultra sottili, ultra assorbenti, ultra delicati e come vedete sono prodotti in Italia, questo è molto importante. Il pannolino in questione si presenta in questo modo, alla classica, diciamo, lineetta, come la chiamo io. Il pannolino, devo dirvi che è molto sottile, molto leggero, al tatto sembra poco assorbente e infatti è stato proprio questo il problema, nel senso che quando Ale fa la pipì, questa tipologia di pannolino non riesce ad assorbirla e a tenerla bene. Non mi sono trovata assolutamente nell'utilizzarli. Infatti, come potete vedere anche dalla confezione ancora piena, ne ho tipo utilizzati 3-4 e poi li ho abbandonati lì. Ho deciso naturalmente di passare ad un'altra tipologia di pannolino perché ho visto che questa non soddisfava, diciamo, le sue esigenze. Poi magari fatemi sapere anche voi di tutti i pannolini di cui vi parlerò in questo video, la vostra esperienza, se li avete provati e se vi siete trovati bene o meno. All'ottavo posto invece ho deciso a malincuore di inserire i pannolini piccolino baby che si possono trovare nei punti vendita MD o LD. Io appunto li ho acquistati da MD, la confezione è bella grande, quanto contiene 50 pannolini. Io avevo pensato nel video di mettere questi pannolini nell'ultima posizione, però poi mi sono ricreduta per un motivo, ora vi spiego. Ecco, il problema è che io ho messo 2 volte questi pannolini ad Alessandro e la seconda volta ho trovato sulle sue pallette, insomma sui testicoli, una grandissima irritazione rossa. Mi è preso un colpo perché ho pensato che gli fosse successo qualcosa di più grave. Invece no, purtroppo la sua irritazione è data da questi pannolini, perché comunque oltre ad avere irritata quella zona, aveva irritato anche la parte sopra il pancino. È abbastanza assorbente perché comunque non ci sono state fuoriuscite di liquido, eccetera. Non è neanche male, ecco, come tipologia di pannolino, però lo sento davvero sintetico e penso che proprio questa tipologia di stoffa provochi su di lui, che ha una pelle molto sensibile, una buona irritazione. Invece poi è successo che per vari motivi non sono potuta stare a casa per un'intera giornata e naturalmente a pensare ad Alessandro c'è stata mia suocera, e mia suocera, vedendo questi pannolini, li ha presi e li ha messi per tutta la notte. Io la mattina sono andata, gli ho aperto il body e ho visto che aveva questi pannolini. Mi è preso un colpo, ho detto: oddio, adesso avrà 100.000 irritazioni. Invece, ragazze, no.
hanno assorbito benissimo il liquido, quindi diciamo che sono rimasta un pochettino stupita, anche se devo dirvi che faceva un odore un pochettino strano. Infatti la mattina per fortuna Ale si è svegliato molto presto, tipo alle 6, e gliel'ho cambiato subitissimo. Quindi, se devo dirvi la verità, no, non li ricomprerei. E mi dispiace perché davvero mi aspettavo, ecco, qualcosina di più. Al settimo posto troviamo una tipologia di pannolino su cui io avevo grandissime speranze. Perché? Perché durante il corso preparto mi avevano dato un campioncino, ve lo faccio vedere, di Pampers Progressi, e devo dirvi che poi ne parleremo bene. Con questi mi sono trovata sempre davvero benissimo. Quando però sono andata a ricomprarli, ho visto che insieme ai Pampers Progressi, ad un prezzo molto molto minore, si potevano trovare i Pampers Baby Dry. Ho detto: cavolo, se hanno la qualità dei Pampers Progressi e hanno un prezzo molto più basso appunto di questi ultimi, saranno sicuramente per me la svolta, perché sicuramente, essendo dei Pampers, saranno dei pannolini di qualità. Assolutamente no, ragazze. Con i Pampers Baby Dry non mi sono trovata affatto bene. Fatto sta che un po' forzatamente ho terminato, diciamo, il pacco che avevo acquistato, però devo dirvi che a quel punto non li ho più riacquistati. Non assorbono bene, anzi hanno una capacità di assorbenza molto molto bassa, e sinceramente da un pannolino marchiato Pampers non me lo aspettavo. E però ho visto che moltissime mamme invece li consigliano e si trovano molto bene. Per me no. Anzi, fatemi sapere voi, insomma, come vi trovate, se li utilizzate. Al sesto posto invece abbiamo i pannolini Lily Dough. Ecco, devo dirvi che già con questi mi sono trovata abbastanza bene, anche se non hanno una grande capacità di assorbenza. Calcolate che li ho finiti, comunque ne avevo tipo 4 pacchi, me ne avevano mandati, e li ho terminati, perché comunque in linea di massima non sono affatto male, sono comunque di una buona qualità. E ecco, anche con questi tendeva un pochettino a bagnarsi, ma non tantissimo, anzi molto molto meno rispetto insomma a quelli di cui vi ho parlato in precedenza. Anche al quinto posto devo dirvi a malincuore che abbiamo i pannolini Chicco. Di solito acquisto questi pannolini da Acqua e Sapone, anche questi hanno un prezzo massimo tipo di 5 euro, ma spesso si trovano in promozione, e nella confezione abbiamo 21 pannolini. Nello specifico di Chicco io ho acquistato per la seconda volta i Dry Fit Advanced. Devo dirvi che la prima volta mi sono trovata abbastanza bene, infatti pensavo, magari quando non trovo i miei pannolini preferiti, di provare ad affidarmi anche a questi. E per me sono pannolini ottimi, perché comunque, ragazze, cioè, sono molto spessi, molto carini, perché hanno tipo tantissime illustrazioni, hanno una capacità di assorbenza sia della pipì che naturalmente della pupù, della cacca, molto molto buona. Però non mi sento di consigliarveli al 100%, sempre per il problema delle irritazioni, perché Ale, diciamo, con questi pannolini tende ad irritarsi soprattutto qui sul pancino. Non si irrita molto, è un arrossamento che comunque passa. Secondo me si possono trovare pannolini migliori anche a prezzi molto simili a questo, che almeno su Ale non danno alcun tipo di irritazione. Però magari se i vostri bambini non hanno una pelle così sensibile, potete provare naturalmente ad acquistarli. Passiamo ora al quarto posto, e sono contentissima di trovare una tipologia di pannolino di cui mi hanno parlato alcune volte bene, altre volte male, e sono i Loopiloo di Lidl. Ragazze, io mi sono trovata abbastanza bene, super soft and super dry per più di 8 ore, e all'interno si presentano in questo modo, quindi hanno un tessuto molto buono, sono anche molto assorbenti. E devo dirvi che io con questi Loopiloo non mi sono trovata affatto male, non hanno assolutamente irritato Alessandro, tengono anche abbastanza bene, anche se per la notte non li consiglio moltissimo. Sinceramente
come pannolini per il giorno, sono fantastici, leggeri, non danno alcun problema, però se dovessi consigliarveli assolutamente provateli. Un'altra marca di pannolini che io mi sento di mettere allo stesso livello dei Lupilu Lidl sono assolutamente i pannolini Coop, con cui mi sono trovata esattamente bene, nello stesso modo appunto come i Lupilu. Sono degli ottimi pannolini, assorbono bene il liquido, tengono per un bel po', però ecco, non ve li consiglio per la notte. Avevo provato i Coop perché mi sembra me li avevano dati per appunto per testarli al corso preparto, però non li ho più riacquistati semplicemente perché qui da me la maggior parte delle Coop hanno chiuso, quindi non so proprio dove reperirli. Adesso arriviamo al podio, ossia ai tre pannolini che sono contentissima di consigliarvi e con cui mi sono trovata davvero magnificamente e che utilizzo molto spesso. Al terzo posto abbiamo i Pampers Naturel. Devo dirvi che sono dei nuovi pannolini, di cui vi lascio la foto qui, che sono usciti secondo me da 2 massimo 3 mesi, perché all'inizio, quando avevo Ale, non li avevo visti, da almeno da me, da acqua e sapone. Poi sono iniziati a sbucare così, non ho visto neanche una grande pubblicità, però ho detto vabbè dai, proviamoli. Io mi sono trovata benissimo, ve li consiglio assolutamente per il giorno come per la notte. Secondo me sono fatti davvero molto molto bene. Per farvi capire, li ritengo quasi, e dico quasi, allo stesso livello dei Pampers Progressi. Però anche i Naturel devo dire che hanno una qualità pazzesca. Li volete provare un po' per curiosità o magari non trovate i Pampers Progressi, come alternativa assolutamente buoni, anche se naturalmente, bisogna dirlo, il prezzo non è proprio il massimo. Arriviamo adesso ai due pannolini che io compro e ricompro praticamente ogni settimana. Costringo mio marito, costringo me stessa, costringo la mia famiglia ad andare a comprarmeli, perché davvero, sicuramente vi stupirete, ma hanno una qualità pazzesca. Infatti al secondo posto non posso che menzionarvi, e adesso rimarrete sconvolte per quanti ne ho, se ne faccio sempre davvero scorta, dei pannolini di Eurospin. Allora, diciamo che mi sono innamorata di questi pannolini fin da subito, perché io li trovo allo stesso, e dico stesso, identico livello dei Pampers Progressi. Sono i pannolini che fin dall'inizio mi hanno rubato il cuore. Allora, adoro questi pannolini della marca Hello Baby di Eurospin, perché sono semplicemente perfetti. Assorbono tutto, cacca, pipì, popò, davvero di tutto. Cioè, sono veramente una mano santa. Io ho deciso di comportarmi in questo modo. Allora, acquisto, diciamo, questi pannolini Eurospin da praticamente 5 mesi. Perché? Perché ho iniziato a testare un po' tutti, appunto, come vi dicevo prima, tutti i pannolini dei vari supermercati, discount, ipermercati qui della mia zona. E facendo un po' un test, un confronto fra tutti, ho notato che questi, appunto, come vi dicevo, sono i pannolini proprio adatti ad Ale. Qualche volta li ho utilizzati anche per la notte, però non mi fido moltissimo, cioè nel senso, ho sempre paura che con questi pannolini rimanga bagnato, però sono ottimi per il giorno. Quindi assolutamente consigliatissimi, so che tantissime mamme li utilizzano, hanno un prezzo ridicolo, tipo quando sono in offerta, una confezione di questa mi sembra viene sui 3 euro a prezzo pieno 5, insomma ci fanno risparmiare davvero tantissimi tantissimi soldi, anche se devo dirvi che non mi sento, ecco, di dirvi che sono i migliori pannolini che abbia mai provato per Ale. Perché i migliori pannolini in assoluto sono i Pampers Progressi. Sono qualcosa di eccezionale. Mi trovavo bene con i vecchi, come mi trovo bene anche con i nuovi, di cui hanno cambiato semplicemente, diciamo, le illustrazioni. Hanno una qualità pazzesca, valgono tutti i soldi per comprarli, tutti i 9 euro che costano, perché comunque almeno su Alessandro mi assicurano
una pulizia incredibile, cioè nel senso che riescono a contenere la pipì, la pupù, tutto quanto anche per tutta la notte, anche per 12-15 ore. Ecco, questi sono semplicemente una sicurezza, non fanno puzzare. Non ho mai avuto su Alessandro un'irritazione con questi pannolini. Sono contenta, ecco, di spendere qualche euro in più, però comprargli almeno un prodotto di qualità. Io penso che questi ormai glieli porterò fino a quando sarà un pochettino più grande. Ora a questo punto voglio sapere da voi quali sono i vostri pannolini preferiti, se in questa classifica dei 10 preferiti avete trovato quelli che utilizzate maggiormente. Io vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, andatemi anche a seguire su Instagram, vi lascio il link nell'info box e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!